Bardzo, pani poseł. I teraz 1,5 minuty dla pani poseł Toja. Grazie, per 1 minuto e mezzo l'onorevole Toia. Il litro di biocarburante richiede 2.500 litri d'acqua. E se è vero che la terra che è stata utilizzata nel 2008 per coltivare i biocarburanti avrebbe sfamato 127 milioni di persone, io penso che una qualche riflessione la dobbiamo fare. E dobbiamo chiederci se, con le norme che abbiamo varato qualche anno fa, con quelle previsioni così alte, se continuiamo su questa strada, noi non andiamo davvero in una direzione molto sbagliata e opposta anche alle intenzioni che ci eravamo poste. È una buona cosa che quando si faccia un errore, anche dal punto di vista delle previsioni, lo si corregga tempestivamente, con chiarezza e con decisione. Io non sento incoerenza nell'essere membro della Commissione ITRE e membro della Commissione DEVE, perché penso che noi dobbiamo cercare delle coerenze nelle politiche che facciamo e non che dobbiamo fare cose con politiche settoriali che causano effetti negativi che poi con altre politiche settoriali dobbiamo correggere. Ora dunque, le proposte sul campo mi sembrano ragionevoli. Io sono per un drastico ridimensionamento delle previsioni del tetto. Io sono per il 5%, poi vedremo quale sarà la maggioranza di quest'Aula. Solo perché si incentivi la seconda generazione, ci sono tecnologie, sono disponibili, sono state fatte con fondi dell'Unione Europea, dunque le si mettono in campo. E devo dire anche, siccome non trascuro preoccupazione che è stata detta anche con molta chiarezza adesso dalla Presidente della Commissione Industria, perché è una preoccupazione vera, che bisogna salvaguardare gli investimenti in essere fatti anche con previsioni sulla base di previsioni nostre, a me sembra che nel testo ci sia questa salvaguardia degli investimenti, accentuiamola, ma soprattutto io penso che gli investimenti fatti per la prima generazione non hanno ancora raggiunto il margine di crescita che noi potremmo porre anche col dimezzamento dell'obiettivo. Dunque c'è ancora spazio per crescere e soprattutto c'è spazio per incentivare nuovi investimenti che non facciano questo conflitto molto deleterio e dannoso tra cibo e fuel. C'è bisogno di entrambi per il nostro futuro. Dziękuję bardzo pani poseł. Następna mówczyni to pani poseł Agiuso. Pilar. Grazie. E ora? Signor Presidente. Pilar, prego. Signor Presidente, parlamentari, in questi ultimi anni abbiamo cercato di valutare gli effetti della produzione e del biocarburante sulla produzione agricola, sul rimboschimento e altro, però la Commissione ha